Direttore, in Regione Campania si discute di osteoporosi e l'importanza di un'efficace prevenzione per soprattutto donne e anziani. Assolutamente sì, io il primo aspetto che voglio mettere in evidenza in queste occasioni è la sinergia tra i vari stakeholder che si condividono la responsabilità di arrivare ad un'organizzazione del sistema sanitario nel modo più rispettoso possibile del diritto alla salute che è costituzionalmente garantito. Oggi vediamo una sinergia tra il mondo scientifico, l'Università Federico II e l'assessorato regionale alla sanità su una materia di grande rilevanza e di grande impatto sociosanitario, che è quella della fragilità dei pazienti che devono essere posti al centro delle cure, al centro delle attenzioni, anche con la realizzazione di PDTA, ma soprattutto devono essere resi edotti delle condizioni che servono perché ci sia una concreta attività di prevenzione. Migliorare stili di vita, informare e formare è un altro dei compiti decisivi affinché il capitolo generale della prevenzione possa consentirci di considerare ancora sostenibile il sistema sanitario universalistico di cui ci vantiamo tanto. Il suggerimento è quello di rivolgersi al proprio medico per iniziare un percorso terapeutico. Assolutamente sì, noi come prima battuta consideriamo il medico di medicina generale il primo diciamo, sì, operatore di prossimità, è quello che deve mettere in campo le azioni idonee perché si garantisca la vera identità di funzione delle varie strutture che operano sul territorio in tema sanitario. Se un paziente non trova luci accese fino al percorso del pronto soccorso del primo ospedale, diciamo che l'organizzazione è fallita. L'ospedale deve essere un luogo di cura ad alta intensità, mentre il territorio, e oggi con l'occasione del PNRR non ce la dobbiamo scappare, deve essere potenziato affinché si realizzino le condizioni, ripeto, affinché il nostro servizio sanitario sia ancora più sostenibile. Direttore, lei ha seguito e segue ancora da vicino la vicenda Covid, qual è il bilancio attuale, cosa si sta facendo per i prossimi mesi? Ma al momento noi registriamo una situazione relativa alla pandemia di particolare tranquillità, nel senso che i numeri ci consentono oggi di avviare processi di riapertura delle cose che abbiamo per troppo tempo tenute sospese, perché abbiamo dovuto tenerle sospese. Stiamo facendo una nuova riconversione degli ospedali Covid nelle originarie funzioni, tenendo però al massimo allerta lo studio e l'analisi dei dati che monitoriamo comunque ancora quotidianamente perché nessuno può farsi ritrovare impreparato di fronte ad una nuova recrudescenza della pandemia.